sugli agricoltori, guardi, chiaramente lei sa che diciamo da leader politico, io sono leader politico di un partito che in Europa ha votato contro la gran parte delle questioni che oggi giustamente gli agricoltori pongono. Penso che si sia sbagliato molto da questo punto di vista. Quando abbiamo detto che la transizione ecologica non doveva essere una transizione ideologica e che noi non dovevamo scambiare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale, oggi cominciamo a vedere i risultati. Chiaramente è un problema che l'Italia ha già affrontato, perché noi abbiamo fatto un lavoro in un anno molto importante sul mondo agricolo. Ricordo solamente che abbiamo portato da 5 a 8 miliardi le risorse del PNRR destinate al settore agricolo, che abbiamo istituito un fondo da 300 milioni per aiutare le aziende agricole a combattere l'emergenza climatica, che abbiamo lavorato sull'agrisolare, che abbiamo lavorato sui contratti di filiera, cioè abbiamo fatto un lavoro che ci viene obiettivamente riconosciuto dagli agricoltori. In altre nazioni europee gli agricoltori protestano perché non sono stati prorogati gli aiuti al gasolio, noi li abbiamo prorogati, per cui in Italia diciamo abbiamo fatto del nostro meglio. Rimane il tema di una politica europea che da questo punto di vista secondo me va cambiata. Io l'ho detto anche oggi in Consiglio europeo chiedendo. Ieri la Commissione ha fatto delle aperture che sono importanti, chiedendo di fare sforzi maggiori, ma credo che, diciamo, un cambio di linea possa arrivare solamente dopo le elezioni europee, sperando che ci sia, diciamo, un approccio vincente diverso da quello ideologico che abbiamo visto in questi anni, perché è stato un approccio ideologico che ha finito per impattare sui più deboli, e cioè sui lavoratori.